Questa volta vi condurremo lungo la costa d'Amalfi. La costiera amalfitana consta di 13 paesi che si susseguono uno accanto all'altro lungo la strada costiera che conduce dal Golfo di Salerno a quello di Napoli. Baie, insenature, strapiombi ed ancora rupi scoscese a picco sul mare. La varietà e la bellezza di questo tratto peninsulare campano lasciano stupefatti e desiderosi di conoscere meglio le città, tappe di questo itinerario. Ossia Vietri sul Mare, Cetara, Maiori Minori, Ravello Scala, Praiano Atrani, Positano Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Tramonti. Ognuno di questi paesi se ne sta con il suo verde, i suoi limoni, le sue rocce di ginestre, le sue ville, i suoi profumi, scoscesi su di un mare smeraldo. Il paesaggio è caratterizzato da un binomio di mare e monte, ricco di baie ed insenature, spesso accessibili solo dal mare. I limoni, che grevi pendono dagli alberi della costiera, negli impianti e terrazze, sono per lo più di una qualità talmente dolce, poco agra e di sapore rotondo, che viene detta pane. I limoni della costiera amalfitana, oltre ad aromatizzare creme pasticcere, servono soprattutto a fabbricare il celebre limoncello, un liquore aromaticissimo, dal colore giallo chiaro e dallo stupendo profumo del limone. Il nostro viaggio parte da Vietri sul Mare, primo tra i paesi della costiera rivolto sul Golfo di Salerno. Situata a ridosso della Valle di Bonea, Vietri è una caratteristica cittadina che sembra confondersi con il paesaggio roccioso da cui è composta. Gruppi di case, aggrappate a bastioni di roccia calcarea a precipizio sul mare, fanno di Vietri un paese singolare. Vietri sul Mare è famosa soprattutto per l'arte della fabbricazione della ceramica. Numerose fabbrichette artigianali in ogni angolo della cittadina arricchiscono di colori un paesaggio già di per sé meraviglioso. Agli inizi del 1920, sulle tracce dell'antica arte locale, le ceramiche cominciano a fondersi con la professionalità espressiva di alcuni personaggi stranieri. L'impronta di questi artisti aprirà una nuova stagione espressionistica, che fondendosi con quella locale darà luogo alla nascita di nuove forme dipinte che diventeranno un classico. Forme geometriche, animali e natura stilizzati, forme che sembrano prendere vita raccontando la loro storia. La sua spiaggia, sottolineata da due scogli soprannominati Due Fratelli, preannuncia il grande scalo marittimo di Salerno. Da Vietri ci spostiamo a Cetara, cittadina nota per l'intensa attività che ruota intorno alla pesca. Per il porticciolo dai numerosi pescherecci, per le fabbriche di conserve ed altre attività artigianali. Probabilmente anche il suo nome trae origine dalla pesca. Cetara deriva da Cetarii, che era il nome degli antichi mercanti del pesce. Ancora oggi i suoi cittadini mantengono in vita l'industria della conservazione del pescato, che produce tra l'altro la famosa colatura di alici. La sua origine risale alla cultura gastronomica greco-romana. Il prezioso liquido è stato usato dalla gente della regione per secoli come piatto di magro per il cenone della vigilia di Natale. La colatura di alici nasce probabilmente ad opera dei monaci cistercensi, i quali salavano le alici, pescate in agosto, imbotti dalle doghe scollate. Quando il sale faceva maturare le alici, il liquido che gocciolava veniva raccolto e usato per condire le carni e le verdure. Nei secoli questa tradizione è stata conservata e tramandata. Oggi la colatura di alici è un olio pregiato che viene venduto nelle botteghe tipiche di Cetara. Certamente non possiamo dimenticare il tonno rosso del Mediterraneo. Restate con noi. Oggi conosceremo insieme le bellezze di Maiori e Minori. Anticamente conosciuti come Regina Maior e Regina Minor, furono probabilmente fondate dagli Etruschi,
per la ragione dell'epitelio finale in, comune a molte parole etrusche. Certa è però la massiccia presenza degli antichi romani, i quali costruirono numerose ville e residenze, le quali possono essere ammirate tuttora. Minori, infatti, conserva una eccezionale villa marittima proprio al centro del paese. Di età imperiale, permette di ammirare splendidi mosaici policromi ed uno stupendo viridarium. Numerose sono qui le attività artigianali di pasticceria e di liquori, esportati in tutto il mondo. La più grande Maiori, invece, si presenta ridente ad un turismo tranquillo e di qualità. Le bellezze dei suoi paesaggi l'hanno vista nel Novecento quale luogo prescelto come location da parte di Roberto Rossellini per i suoi film. Ricordiamo tra i più famosi Il viaggio in Italia del 1953. Oggi conosceremo insieme le bellezze di Amalfi e Ravello. Il nostro tour parte da Amalfi, richiamo continuo per i turisti di tutto il mondo. Una storia tra leggenda e realtà vuole Amalfi fondata nel IV secolo dagli antichi romani. Le tonalità cromatiche, che variano di ora in ora, rendono questo mare assolutamente ineguagliabile. Fin dall'antichità, la storia di Amalfi è rivolta verso il mare. Essa tenne i contatti con l'Oriente, facendo affluire nuovamente in Europa, dopo la caduta dell'Impero Romano, le spezie e la carta. La città, col tempo, conseguì una considerevole forza grazie ai suoi mercanti, che riuscirono a sottrarre agli arabi il monopolio dei commerci mediterranei. Fu così che la potenza di questo piccolo paese di pescatori entrò nella storia delle repubbliche marinare. Dopo una piacevole passeggiata tra i mille vicoletti, visitiamo il Duomo. Dedicato a Sant'Andrea, sorge al termine di una ripida scalinata e sovrasta l'omonima piazza al cui centro è collocata la settecentesca Fontana del Popolo. La struttura risente fortemente degli stili romanico prima e bizantino ed islamico poi. La facciata è ricoperta di maioliche policrome del XIX secolo. L'interno è barocco, anche se è stato rimaneggiato più volte. Stupefatti da tanto splendore, ci rechiamo a visitare anche il chiostro del Paradiso, al quale si accede dall'atrio del Duomo. Il chiostro è una deliziosa costruzione in stile arabo, costituita da un peristilio di colonnine binate che sostengono archi acuti intrecciati. Al centro si trova un grazioso giardinetto con palme. Il nostro tour prosegue per l'Arsenale della Repubblica, un grande edificio dai suggestivi saloni in pietra con volta a sesto acuto. Ciò che ne rimane costituisce circa la metà di quello che un tempo era un grande cantiere navale medievale, l'unico peraltro del meridione d'Italia, dove si conservano le famosissime tavole amalfitane. Un codice che raccoglieva le norme del diritto marittimo restato attuale per tutto il Medioevo. Di non meno interesse la famosa bussola o buxidia, nome originario latino di questo oggetto divenuto strumento indispensabile per ogni viaggiatore.
si narra che la bussola fu inventata da Flavio Gioia, personaggio amalfitano al confine tra storia e leggenda, o forse solo patrimonio dell'immaginario collettivo. Se costui appartenne veramente alla mitologia, non si sa, ma è certo che gli amalfitani, grazie alle loro avanzate conoscenze marittime, marchiarono la storia di un binomio unico, bellezza e potenza. Dopo un buon pranzo, decidiamo di andare a visitare il Museo della Carta, allocato in una cartiera del 1400. Inizia la nostra visita tra la storia di un'arte antichissima e della sua scoperta, dotato di una ricchissima biblioteca, che ha prodotto nei secoli qualcosa di molto importante, dando vita alle molteplici espressioni dell'uomo. Abbandoniamo Amalfi appena dopo un tornante compare a Trani, che ammaliò negli anni 20 Cornelius Escher. L'artista dedicò alla piccolissima cittadina costiera una serie di disegni e schizzi che la resero famosa. Il nostro viaggio continua alla volta di Ravello. La notevole ricchezza culturale che cela questo paesino, la solarità maestosa dei suoi edifici e delle sue roccaforti, le ville e lo splendido panorama sulla costiera non possono non incantare il turista. La città della musica, l'antica Rebellum, ospita ogni anno il prestigioso Festival Internazionale di Musica che l'ha resa famosa in tutto il mondo. Il cuore di Ravello è Piazza del Vescovado, luogo di incontri dove si affacciano il Duomo, scrigno di artistici gioielli, e la torre d'ingresso della superba Villa Rufolo. Questa, la cui originaria costruzione risale al 1200, appartenne nel corso del tempo alla potente famiglia Rufolo. Infine, alla metà dell'Ottocento, allo scozzese Francis Neville Ray. Passeggiando intorno alla villa, ammiriamo incantati la possente torre. E il celebre giardino amato da Wagner. Nei giorni tersi di primavera, l'occhio spazia lontano, fino a Capo Palinuro, verso le terre di Calabria. Nell'antica Rebellum sono giunti tanti, inerpicandosi a dorso di muli o cavalcando, come fece Richard Wagner nel maggio del 1880 per ritrovare il mitico giardino di Klingsor. Intellettuali ed artisti, poeti e dive vi hanno soggiornato, hanno scritto o amato, da Giovanni Boccaccio a Greta Garbo, autentica icona del cinema di tutti i tempi, fino a Gore Vidal, che ha lasciato da poco l'incanto dei suoi monumenti, la magnificenza e la discrezione delle ville e degli hotel du Charme, che l'hanno resa patrimonio dell'umanità.